qual è il mese dell'anno che ti è piaciuto di più? In tutti i mesi c'è qualcosa di buono. Enrico, ancora una volta protagonista sulla scena con il calendario De Nardi 2013, 12 splendide ragazze fotografate anche in splendide location, anche in studio, ma come chiaramente questo insegna, sei un maestro della fotografia, anche perché devo dire che tutto sommato, oltre alla bellezza, c'è anche il tuo stile qua dentro. Ma diciamo che effettivamente quello che io cerco di fare è di produrre da tantissimi anni immagini che vedono ritratte delle donne, belle, d'accordo, ma con uno stile che possa piacere principalmente alle donne. Può sembrare un paradosso, ma la mia sensibilità mi porta a cercare, spero di riuscirci, di ottenere una fotografia che risulti non volgare e soprattutto che possa colpire l'immaginario femminile, anche perché questa è la chiave poi per ottenere un lavoro che nel tempo non segue le mode, ma segue soltanto l'estetica, la bellezza pura, perché la donna è più in grado di percepire e di saper valorizzare la bellezza femminile altrui. Perfetto, allora parliamo della serata di stasera. Siamo qui allo Show di Milano, dove raggrupperai la maggior parte delle modelle che hanno partecipato a questo calendario. Che cosa ti ha ispirato, soprattutto perché hai scelto un tema come questo che è il glamour? Ma l'idea principalmente è nata quando mi ha incuriosito sfidare, sia pure in maniera molto libera, una reinterpretazione dei fumetti di un grande artista italiano che si chiama Milo Manara. Poi, per vari motivi, non ho approfondito al 100% questo omaggio, questo tributo. Ho fatto un mix, alcune delle immagini che, se le proporrete, potrete notarlo, fanno parte del mio calendario, sono effettivamente molto ispirate alla gestualità, alla sensualità, all'eros anche di questo disegnatore. Però siccome poi non è stata una monografia, un lavoro completamente dedicato a lui, ho continuato il filone di quello che considero essere il mio stile, per il quale sono maggiormente conosciuto nel bene o nel male in Italia, anche per aver realizzato le copertine di Playboy diverse volte, okay. Il glamour, che se andiamo a vedere l'etimologia vuol dire è qualcosa di magico, è un qualcosa che incanta, e la bellezza femminile deve incantare, la vera bellezza, non solo estetica. Spero di essere riuscito a tradurre in parte in queste 12 immagini, grazie anche al contributo ovviamente di 12 splendide modelli. Finisce qui questo ultimo appuntamento per quest'anno, per il 2012. Chissà se ci rivedremo ancora nel 2013 e non mi verrà un ictus, magari continueremo a fare questi servizi. Soprattutto voglio ringraziare il conduttore di questo programma di Video Top e tutti quelli che stanno dietro, perché direi che è un valido team per continuare a fare veramente un'ottima trasmissione. Ciao a tutti e buon 2013! Auguri a tutti e buon anno! Che ogni vostro sogno si possa realizzare. Baci di stelle! Mua! Vi faccio tanti auguri, vi auguro il meglio. Vi auguro che l'anno prossimo sarà 100 volte meglio di questo anno. Di fare i bravi, di comportarsi bene nel vero senso della parola. Dalla vostra Miss Mese d'Agosto, Sara Brancati, un auguro di buon Natale, felice anno nuovo. Buon anno a tutti, buon inizio e buona fine anche. Auguri, felice anno nuovo, tutto di buon. Beijo. Buon 2013!